Facevano prostituire la figlia tredicenne con due adulti in cambio di regali e ricariche telefoniche. Ora i genitori della ragazzina e due uomini sono imputati di violenza sessuale su un minore sotto i 14 anni. L'inchiesta è coordinata dal PM della DDA di Firenze Paolini. I fatti che si sono svolti nel Pisano risalirebbero al 2013. La vicenda è emersa all'attenzione degli inquirenti solo due anni più tardi, quando uno dei due adulti che avrebbe abusato della minore avvisò i carabinieri con una telefonata anonima. È stata un'indagine sicuramente complessa, ha richiesto qualche anno, quindi nonostante questo, comunque l'udienza preliminare, che è un'udienza fisica, serve proprio per capire se questo quadro istruttorio è completo e ad avviso di noi difensori non era un quadro completo. E quindi allo stato attuale, in udienza preliminare, stiamo facendo diverse istanze istruttorie. Sul fatto si è aperta a Firenze l'udienza preliminare davanti al giudice Gianluca Mancuso, a cui il PM ha chiesto il rinvio a giudizio dei quattro imputati. I difensori invece hanno chiesto al giudice ulteriori approfondimenti, dunque l'udienza preliminare è stata sospesa e rinviata.